Life Social. Buonasera amici ascoltatori di Live Social, la serata prosegue su Radio Veronica One, siamo in onda come al solito dall'Holiday Inn di Torino. Questa sera abbiamo in nostra compagnia il podoiatra e podologo, il dottor Luca Avagnina, buonasera. Buonasera a voi. Innanzitutto magari iniziando a delineare in qualche modo la differenza tra le due figure, ovvero sia quella di podoiatra e quella di podologo. Sì, la gente in Italia è abituata al termine podologo perché abbiamo solo questo tipo di formazione in Italia. All'estero, a livello internazionale, c'è il podoiatra, che è l'equivalente dell'odontoiatra, cioè un super specialista solo di piede e caviglia, sia dal punto di vista medico che dal punto di vista chirurgico. Perfetto, molto bene. In quali situazioni ci si rivolge ad un podoiatra, ad un podologo? Beh, la cosa più banale è pensare che uno ha un problema al piede. Certo, proprio dall'etimologia, quindi sì, può essere una banale unghia incarnita, una fascite plantare, un dolore al tallone, le dita che fa male, la luce valgo. Sì. Però il podoiatra e il podologo, che ha delle visioni complete del corpo umano, sa che il piede influisce poi su ginocchio, anche schiene, quindi molte persone che hanno questi dolori, che hanno già tentato di risolvere con altre terapie, tipo fisioterapia, tipo ortopedia, e che non hanno risolto, arrivano da noi e noi vediamo se il piede è il responsabile dei loro problemi. Correggendolo abbiamo la risposta. Certo, sia da un punto di vista della medicina tradizionale, anche per esempio dall'altra parte in altri campi, ovvero sia medicina tradizionale cinese, molto spesso ci si riferisce comunque sia all'elemento effettivamente piede per andare a risolvere diverse problematiche in qualche modo. Sì, la medicina orientale, che non è ancora molto accettata da noi, ovviamente risulta ancora essere un argomento controverso. Ha i meridiani nel piede, i punti di acupuntura, la riflessologia plantare. Ecco, il podiatra non si occupa, può anche occuparsi di quello, ma non si occupa di quello, è più nella medicina tradizionale. E quindi fa una classica visita per capire qual è il problema, effettua una diagnosi e poi decide la terapia, che può essere incruenta o cruenta, quindi tipo chirurgico. Perfetto. A proposito, diciamo, le sedute di terapia presentano delle tempistiche specifiche? No, dipende tutto dalla visita. Se io non ho una diagnosi precisa, non so che tipo di problema ho veramente, perché a volte ci sono delle diagnosi molto generiche, uno dice fascite plantare, sta dicendo tutto e sta dicendo niente. Quindi bisogna fare una diagnosi puntuale. Poi bisogna capire non solo dov'è il tessuto danneggiato, la struttura danneggiata, ma soprattutto qual è la causa che l'ha prodotto, perché sennò agiamo sugli effetti e non sulle cause. Quindi alla base il primo approccio, diciamo, con un cliente risulta essere fondamentale, quasi raccogliere dei dati, appunto un vero e proprio identikit della persona. Un vero podoiatra è un bravo clinico prima di tutto, cioè sa visitare, cosa che oggi molti hanno perso, anche medici di altre specialità, perché ci rivolge sempre a esami strumentali, non si capisce che la vera saggezza, la vera professionalità è nell'esperienza clinica e nella capacità diagnostica. Certo, poi anche l'approccio con il cliente, magari effettivamente, diciamo, il ritornare magari ad una personalizzazione effettivamente del percorso. Molto spesso vengono proposte magari delle strutture già in qualche modo già accettate comunque sia da tempo, magari che possono risultare obsolete, magari soprattutto al giorno d'oggi. Faccio due esempi di quello che lei ha detto che trovo interessante. Sì. Se parliamo di plantari, la gente non ha la più pallida idea che la maggior parte di quelli che sono in commercio non servono a niente, perché sono fatti esclusivamente o già preformati e poi appena adattati al paziente, o addirittura neanche quello. Quindi con una terapia ortesica plantare fatta su misura dopo una seria visita si può cambiare veramente di molto. A me vengono persone che hanno già fatto 10 tipi di plantari e non hanno mai risolto un tubo. In chirurgia è la stessa cosa, c'è anche la chirurgia che io definisco industriale, cioè si applica la stessa tecnica a tutti quanti, indipendentemente da chi sono, da come funzionano, da come sono fatti, da che attività fanno. Ecco, il podoiatra e io in particolare non accetto questo tipo di modo di fare, perché giustamente, come ha detto lei, da paziente, prima di tutto io voglio essere trattato come persona, quindi il mio problema si può chiamare anche a luce valgo, ma non è l'alluce valgo di tutti gli altri, di altre persone, per cui un discorso e a volte molto, addirittura molto è a destra, è differente da destra a sinistra, cosa che la gente non sa, perché abbiamo differenze di lunghezza di gambe, differenze di appoggio del piede, differenze posturali, biomeccaniche. Quindi non basta un titolo, ma ci vuole dietro un'esperienza e una conoscenza che sappia adattarsi al paziente, che metta veramente il paziente al centro. Assolutamente, poi immagino che non possa nemmeno trattarsi di un discorso legato alle fasce di età. Immagino, magari ci sono magari dei periodi più sensibili, diciamo più rischiosi, magari in questo senso, magari c'è una predisposizione, magari in alcuni periodi della nostra vita, a sviluppare certe problematiche. Sì, allora, in genere è raro che un bambino si lamenti di qualche cosa. La fascia di età, diciamo che è dai 15 ai 90 anni, perché tutti camminano, tutti usano i piedi, e in qualche modo tutti, si calcola che il 90% delle persone durante la loro vita avrà un problema al piede o al piede correlato, cioè vuol dire dipendente dall'appoggio sbagliato del piede. Perfetto. Per quanto invece riguarda, diciamo, l'argomento
tempi di recupero, quali possono essere diciamo in questo periodo, ecco, al giorno d'oggi? Qui non esiste una risposta a questa domanda, perché, certo, perché se noi partiamo dal presupposto che ogni individuo ha una sua patologia, certo, prima risulta capire essere da diverso. Quanto tempo tu ce l'hai, dove si manifesta, in che condizioni si manifesta, la terapia, in che terapia hai già fatto, esatto, i risultati ti è andato, e dopo tutte queste considerazioni anamnestiche, sì, cioè di certo, analisi inizialmente, sì, poi allora puoi dire allora il problema è questo non ha reagito così e così, dobbiamo affrontarlo in tot tempo. Mm-hmm. Questa è la risposta ragionevole. Ok, esattamente quella che mi aspettavo effettivamente, diciamo il motivo per cui avevo posto questa domanda solitamente proprio perché precedentemente avevamo citato l'aspetto sportivo, dove appunto i tempi di recupero sono molto molto importanti. Gli sportivi vogliono ieri il risultato. Esattamente. Non oggi, sì. E quindi sono problematiche. Io mi sono ho lavorato con squadre di calcio di Serie A, Sassuolo, sì, Genoa, Sampdoria, Lazio, mm-hmm, quindi conosco gli atleti del calcio, ho quasi tutti i tennisti della nazionale italiana maschile e femminile, quindi sì, sono nello sport professionistico, ma tratto anche ragazzini e gente normale che fa attività agonistica o anche mm-hmm amatoriale. Lo sportivo è il più difficile proprio perché non accetta i tempi che il corpo ha bisogno. Sì. Poi, se tu sei bravo a fare la diagnosi giusta, puoi anche trovare la terapia più indicata. Certo. Perché, per fare un esempio adesso che non c'entra con questo argomento, ma sì, sull'alluce valgo esistono 150 di tecniche chirurgiche codificate. Ok. Allora, qual è quella giusta? La domanda da farsi. Esattamente. Se il chirurgo è così bravo da saperle da conoscere tutte le 150, sì, e da applicare quella più giusta a quella persona, mm-hmm, il risultato sarà veloce. Ovviamente è un discorso di studio costante, dire, no? Di formazione. Ovviamente, life learning, tutta la vita praticamente. Certo, mm-hmm. Molto bene, a questo punto passerei a lasciare i contatti per i nostri amici ascoltatori qualora necessitassero di maggiori delucidazioni al riguardo. Il numero da chiamare è il 349-5256-922, contatto Facebook Prof. Luca Avagnina. Il contatto Facebook è Prof. Luca Avagnina, il sito web è www.dravagnina.it, indirizzo email segreteria@podomedica.it. Noi ringraziamo il podoiatra e podologo dottor Luca Avagnina per essere stato con noi, buonasera, grazie ancora. Grazie a voi, alla prossima. Social.